qui siamo in viale Sandro Paoli, che si immette praticamente sul Melchiorre Gioia, dove di fronte abbiamo il Palazzo della Regione. Prima c'era un bellissimo prato, c'erano dei fiori, era molto bello. Poi ero andato all'eliporto ed era bellissimo, era come stare, non so, all'Inate, no? Bellissimo. Tu quando ti alzi al mattino senti che tremi perché arriva l'elicottero. Che bello, però da bambino ti diverti, da grande che al mattino ti svegli e ti rompi un po' le scatole. Siamo riusciti con un comitato di quartiere a bloccarlo. E adesso si riprenderà con l'Expo, non so adesso quante volte atterrerà, come atterrerà, so solamente che per atterrare ci vogliono 400 euro. Il comitato è nato qualche mese fa proprio in funzione, cioè rispetto a questo problema dell'eliporto, che in realtà all'inizio si chiamava elisuperficie e nel progetto non c'era, è stato aggiunto successivamente. Noi abbiamo fatto ricorso al TAR perché loro dicevano che da un punto di vista dell'inquinamento acustico non creava alcun problema. Il comune dalla soglia di 60 decibel l'ha aumentata a 65. Dipende da con che frequenza riprendono i voli, perché se è un volo al mese no, penso che i disagi siano relativi. Se sono 10 voli al giorno la cosa cambia, ma non credo, spero che non sia così, perché qua non è un eliporto, non è una zona decentrata, per cui immagino che ci siano dei vincoli e delle regole, spero. Siamo in centro a Milano, mi chiedo cosa se ne facciano di arrivare qua con un elicottero. Il primo giorno che mi svegliano, mica vado dal Consiglio di Stato, tanto è qua, vado al centro, vado nel settore N, busso e vado lì con uno stereo ad alto volume, lo metto lì tutto il giorno e vediamo cosa dicono, se sono in riunione, che dite?